colore del tempo che passa, della malinconia che ti prende quando guardi dalla finestra un temporale che piano piano sta passando. Vicino ma irraggiungibile è il colore dell'uccello azzurro di una vecchia favola. È un colore freddo, ma ti dà conforto. È il colore del cammino interiore, del viaggio del bambino che diventa uomo, perché turchini sono i capelli della fata di Pinocchio. Azzurro è il manto della Madonna, il blu, colore dell'infinito, come il cielo azzurro del mare trasparente, profondo, burrascoso che lo riflette. Ma in fondo al mare, nelle profondità impossibili, in mezzo al buio, esiste vita, il blu, colore della vita. Di Igor Spadoni. Che tanti punti blu nell'universo a formare un unico. La sinapsi del cosmo è in funzione. Brevi ma come si intensi. No, vabbè, quello sì, però hanno un nome. Non mi ricordo, l'altra volta per Giorgio diceva qualcosa rispetto ai tuoi pensieri, no? Ah, neurodeliri. Ah, ok. c'è qualcun altro che ha qualcosa da leggere? Tu hai qualcosa da leggere? Beh. Sì? Una poesia. Bene. Mi chiamo Gabriele Salusso e insomma sono un poeta e scrittore. Comunque ho portato questa mia poesia. Allora, del 3 febbraio 2014, occhi blu. Occhi blu, freschi come polle d'acqua che scorgano all'ombra della foresta. Occhi blu, splendidi come laghi d'acqua pura sui monti. Occhi blu, vasti come il cielo nei giorni di sole. Occhi blu, profondi come il mare sconfinato e che di rosso amore il mio cuore fan palpitare. Volare sempre più su, nel blu, sempre più blu. Una bella leccata in viso, questa è la sveglia di ogni mattina, Nico riserva al suo padrone, saltandogli sul letto. Il loro è un legame stretto, intenso. A Giuseppe è rimasto solo più questo. I figli hanno la loro famiglia e i nipoti cresciuti non hanno più tempo da dedicargli. Si ricorda? Quando li teneva in braccio, quando li cullava per addormentarli, erano sensazioni forti, emozionanti, lo aiutavano a sentirsi vivo nell'anima e nel corpo. Giuseppe non era mai stato un uomo socievole e con il pensionamento si era chiuso ancora di più. Il suo impegno all'ufficio delle imposte gli aveva consentito di vivere, ma non gli aveva mai riservato soddisfazioni. Non vedeva l'ora di finire le ore di lavoro per potersi chiudere nel suo piccolo laboratorio a dipingere. Gilda, sua moglie, doveva chiamarlo più volte per averlo a tavola, per pranzo e cena, perché non avrebbe mai lasciato i suoi colori, la cosa più vivace della sua vita. Da quando poi Gilda se n'era andata, erano i soli in grado di colorargliela a tinte intense. Persino la sua anima e il suo cuore erano diventati grigi. Sentiva la passione riemergere dentro di sé quando, trasferendo i colori dalla tavolozza alla tela bianca, essi prendevano forma con i tocchi magici del pennello. I chiari scuri riuscirono a dar forma e volume alla casa, agli alberi, a volti e oggetti. Il blu del cielo gli dava il senso dell'immensità, la voglia di volare. Per il verde dei prati e degli alberi era sempre necessario creare molte tonalità, mischiando il blu del cielo e il giallo del sole. Il verde dei prati gli faceva venire la voglia di lanciarsi in una corsa irrefrenabile verso la libertà, spezzando i lacci e le catene del mondo. Il rosso era il suo colore preferito, lo poteva mettere sui tetti delle case da cui poteva guardare i suoi simili con grande senso di ironia dall'alto al basso. Del rosso, della passione, aveva perso il ricordo.
provava il piacere più intenso quando pensava di aver terminato l'opera e rimaneva a contemplarla per molto tempo. Ma subito era assalito da un nuovo desiderio, incominciare un nuovo quadro. Nico, che abbaia, interrompe i pensieri colorati del suo padrone. Gli ricorda che è l'ora della passeggiata. Gli porta anche il guinzaglio per invogliarlo. Giuseppe esce soprattutto per far piacere a Nico. Ma se la giornata è serena, respirare l'azzurro gli trasmette una sensazione bellissima. È come se anima e corpo si espandessero all'infinito. Per riempire lo schermo del cielo di forme e colori sono necessarie la luce e il calore del sole. Solo così i colori si ravvivano e trasmettono trasmettono una sensazione bellissima. È come se l'anima e il corpo si espandessero all'infinito. Nelle giornate piovose tutto è ammantato di grigio e l'umore rimane il solito. Ti piacerebbe volare, Nico? Bau, risponde l'amico scodinzolando. Ho fatto due viaggi in aereo, ma è un'altra cosa volare con le ali come Icaro. Chiuso in una fusoliera pressurizzata, non sei a contatto col blu del cielo, non sei immerso nella sua immensità. Ormai non ho più l'età per andare con il deltaplano. Consumato il pranzo, si sistema sul divano e Nico si sdraia sulla sua pancia. I colori di una mongolfiera diventano sempre più nitidi, emergendo nelle nebbie del sogno. Furtivamente Giuseppe scioglie la fune che la ormeggia a terra e si accomoda nel cesto. Nico lo raggiunse con un balzo. Quelli che hanno assistito alla scena hanno voglia di gridare: «Al ladro, al ladro!» La navicella si stacca dolcemente da terra. Un ottimo decollo. Per Giuseppe è come se i legami che lo tenevano legati al grigiore della sua vita si sciogliessero piano, restituendogli la libertà. Gli esseri umani e le case gli appaiono sempre più piccoli, sempre più piccoli. Questo lo fa sentire finalmente importante. Ora può guardare il mondo dall'alto al basso. Questa è l'euforia e il piacere del volo. Mi ricorda la sensazione di quando da piccolo mia mamma mi sollevava in aria più volte. «Guarda, Nico, siamo sopra il Monviso!» Raggiungere la sua cima era rimasto un sogno. Ora si sta lì vicino, imponente, sul cielo azzurro, ornato da qualche buffetto di nuvola bianca. Quante tonalità può assumere il blu? Dopo quasi un'ora di navigazione, l'azzurro diventa blu ceruleo, blu ciano. Quando poi si trovano sopra un'immensa città, il blu diventa grigio, grigio paline. È un colore che ti prende alla gola, che appesantisce la respirazione. Nico guaisce. «Ma quella è Milano!» grida Giuseppe. «È lo smog di Milano!» Nico, ti porto fuori da questo inferno, dirigiamo verso sud. Progressivamente ritorna l'azzurro, ritorna la sensazione piacevole di respirare. Dopo ore di navigazione, all'azzurro del cielo si unisce il blu del mare. Appena si distingue il filo sottile dell'orizzonte. «Questo è il Mare Nostrum!» esclamò con entusiasmo Giuseppe. «Bau, bau!» acconsentì Nico. «Ma cosa sono quei puntini che si agitano? Sono esseri umani, ma uno per uno stanno sparendo, stanno forse affogando?» «Bene, sta arrivando una nave, li prenderà a bordo!» «No, tira dritto, senza fermarsi! Vigliacchi, vergogna!» Agitandosi infuriato, Giuseppe butta in mare tutti i sacchi di zavorra. La navicella prende quota
attraversa il mare di nuvole bianche e vola su, sempre più su, nel cielo, sempre più blu.